valore, perché in questi giorni noi stiamo festeggiando, credo, la cosa a cui i romanesi sono più legati, che è il Santissimo Crocifisso. Voi sapete che il Santissimo Crocifisso viene fuori da un restauro completo che ce lo ridonerà per tanti anni, perché essendo di materiale ligneo si stava rovinando, si stava degradando, e quindi con questo intervento abbiamo messo in sicurezza. Ed ecco perché è uno dei motivi che quest'anno non verrà portato in processione, ma il prossimo anno pensiamo che il restauro abbia fatto i suoi effetti completi, e quindi non ci saranno pericoli nel portarlo di fronte a quello che è il clima dell'umidità che c'è fuori. Sono giornate di festa, ma sempre sono giornate di riflessione, e questa sera abbiamo qui lo scrittore Valeani, che è una novità, che non è una novità per Numana, perché ha già presentato un altro libro in questo luogo, che è la biblioteca comunale di Numana, un altro luogo a cui noi siamo molto legati, in cui investiamo molto, e un plauso va anche alle ragazze che la gestiscono, perché veramente danno una disponibilità e danno un servizio a 360 gradi che ha permesso che questa biblioteca vivesse, come è il principio un po' che ci muove nell'organizzare tutte queste feste, sia religiose, essere anche all'aspetto religioso ma anche ludico, proprio per permettere a Numana di vivere anche nel periodo invernale. Questa sera l'argomento è forte, è molto forte, e senz'altro per chi non conosce Valeani, vedrete che è un abile narratore, ma soprattutto un abile sa coinvolgere le persone, quindi vedrete che questa ora e mezza, insomma, di presentazione tra libro e varie recitazioni di quelli che considero gli attori di questa serata, renderanno molto piacevole un argomento che indubbiamente presenta dei caratteri molto forti, senza dimenticare quelle che sono un po' le nostre origini, no? Perché la fa da padrone un po' la lingua dialettale, che ricorda un po' le nostre origini, le nostre tradizioni, che non dobbiamo mai dimenticare, sempre ricordandole, perché poi sono anche il nostro background culturale, quindi le nostre tradizioni, da dove veniamo, da dove diciamo abbiamo creato tutto quello che oggi ci permette di vivere in un modo egregio e ottimo. Il Santissimo Crocifisso, voi sapete che ci va donato il mare è la nostra vera, unica, grande ricchezza. Il mare ci ha donato la pesca, ci ha donato il crocifisso, e oggi ci dona questa grande ricchezza che è il turismo. Quindi dobbiamo anche in questo un po' essere capaci di preservarlo, perché come vedete tutto torna, e quindi questo nostro mare dobbiamo difenderlo in tutti i modi, perché è la nostra vera ricchezza, e credo che sia poi anche l'espressione più alta della divinità. Quindi questo legame Gesù e mare è sempre molto presente, no? Quindi anche nei vari passaggi. Io interrompo qui, perché senz'altro troverete il dottore molto più affascinante di me, e quindi buona serata, e soprattutto spero di rivedervi nei vari incontri che stiamo organizzando tra oggi e domani. Stasera saremo al Cinema Teatro con una commedia di gruppo Espressione, quindi anche lì un momento ludico e divertente, ma anche ho coinvolto tutti i ragazzi di Numana, e questo credo che sia molto molto bello. E poi domani saremo nella varie processioni, la Santa Messa, un piccolo spettacolo pirotecnico che concluderà la festa di questo Santissimo Patrono. E poi cominciamo già a parlare del Natale, quindi stiamo già preparando alcune sorprese per cercare di rendere il nostro paese bello anche in inverno, quando diciamo siamo noi i primi fruitori diretti delle nostre cose. Quindi mettiamoci passione, mettiamoci voglia, ma soprattutto usciamo di casa, perché vivere la nostra città fa bene a noi, fa bene agli altri, soprattutto fa nascere e costruire la nostra comunità, che credo che sia la cosa più importante. Grazie a lei. Innanzitutto vi ringrazio della vostra presenza. Questo incontro che abbiamo voluto collocare proprio nei giorni della festa del Crocifisso Miracoloso è un titolo che non è mio, l'ho preso da Presenza, che è il giornale diocesano e che dà il programma, diciamo, di tutti questi giorni. Per un laico parlare di Vangelo è sempre un po' difficile, ma io non faccio parlare me stesso, più che altro faccio parlare gli autori che hanno trattato il Vangelo, sia perché lo hanno tradotto nelle varie lingue, che chiamiamo di lingua o dialetti italiani, e sia per quanti hanno colto l'ispirazione per fare poesie su quella che è la passione e la morte di nostro Signore. Io vi leggo soltanto due righe, consentitemi, che è la nota introduttiva a questo libro, che è stato pubblicato
dalla Regione Marche, dal Consiglio Regionale Marche, e ho avuto il piacere che fosse portato a Torino alla mostra del libro, e faceva pandan insieme al libro su Papa Francesco, che sempre la Regione Marche aveva edito in questi giorni. Le pagine più tragiche della vita di Nostro Signore, raccontate con l'uso della lingua del popolo, che rende ancora più vivo e drammatico l'abbandono dei suoi discepoli, la furia cieca di un popolo sobillato dai suoi capi, la conveniente neutralità delle autorità imperiali, il grido di dolore che si leva alle 3 del pomeriggio di una cupa primavera di 2000 anni fa. Sono le prime parole che aprono il libro, ma io adesso lascerei il discorso ai miei amici attori che vi andrò a presentare di volta in volta. Consentitemi soltanto di dire il contenuto di questo libro, che diciamo si compone di due parti. La prima parte è la traduzione in dialetto del capitolo 15 del Vangelo di Marco, se dico bene, ed è tradotto in 15 lingue italiane. C'è Milano, inconfondibile, ma ci sono anche paesi piccoli come Atella, che è un paese sperduto della Basilicata, oppure la Val di Cembra, che è una vallata dove tuttora si parla un dialetto medievale tedesco, che è stato conservato da 300 anni, da quando quella comunità scappò via perché perseguitata e si rifugiò in Italia. Qui troverete appunto tutto il capitolo 15 di ognuna di queste città. La seconda parte invece parla degli altri Vangeli, sia sinottici che quello di Giovanni. C'è anche un brano bellissimo di un Vangelo apocrifo sconosciuto. Io prima di fare questo lavoro non lo conoscevo, ma non vi anticipo niente per il piacere poi di andarlo a scoprire. E poi ci saranno anche i poeti. I poeti che hanno trattato questa materia. Come per la prima parte abbiamo quattro dialetti marchigiani, ve li cito: Ascoli, Macerata, Iesi e Fano. Quello di Fano è stato tradotto da Monsignor Tonucci, l'ex vescovo di Loreto, che è un grande cultore di dialetti, che ha già tradotto il Vangelo di Marco e le parabole di Nostro Signore. Mentre invece la parte poetica avremo le poesie in dialetto anconetano di Porto Le Canati, che è qui a due passi, di San Severino Marche e di Senigallia. Ma poi al centro del libro invece sono le immagini che vedete scorrere, è una raccolta dei quadri più noti sulla passione e morte. È un arricchimento anche visivo, perché oltre a leggere anche l'immagine arricchisce, diciamo, la nostra fede, perché ha la fortuna di averla, perché mi hanno insegnato che è un dono e il dono va accolto. Bene, io comincerei subito a leggervi il capitolo 15, che abbiamo diviso in due dialetti, perché far venire da Ascoli l'autore, che non stava troppo bene in salute, e il vescovo che era impegnato da altre parti, quindi vi faremo sentire Macerata e Iesi. Chiamo a leggervi questi brani l'amico Fabio Macedoni di Macerata, e a seguire ci sarà Oriana Bolletti, Bolletta di Iesi. Gesù davanti a Pilato. La mattina i sommi sacerdoti, gli anziani del popolo, i farisei e tutto lo tribunale, chiamato Sinedrio, dopo essersi riuniti, pigliò la decisione di incatenare Gesù Cristo, di portarlo da Pilato e di affidarglielo. Allora Pilato cominciò a domandargli: «Sì tu lo re dei Giudei?» Esso rispondì: «Sì tu che lo dici?» Intanto i sommi sacerdoti gli avevano avanti accusato di un sacco di cose,
Pilato gli domandò un'altra volta: non rispondi co? Lo senti quante cose dice che hai fatto? Ma Gesù Cristo non rispondì più cosa. E Pilato ormai meravigliato. Per la festa di solito esso liberava un prigioniero che faceva scegliere un popolo. Un certo Barabba stava in galera con altri valurdi compagni sua, che durante la rivolta aveva ammazzato uno. Lo popolo, che intanto si era avvenuto un mucchienno, cominciò a chiedere quello che Pilato di solito gli dava. Allora Pilato gli domandò: volete che vi libero il re dei Giudei? Il suo sapeva infatti che gli sommi sacerdoti gliel'aveva portato spinti dall'anguilla. Ma gli sommi sacerdoti convinse la folla a farsi lasciare libero Barabba. Pilato allora gli stuzzicò: che c'ha io da farci con quello che vuoi chiamete il re dei Giudei? E la gente strillò ancora: mettilo in croce! Ma Pilato continuava a domandargli: ma che ha fatto di male? E loro strillò ancora più forte: mettilo in croce! Pilato, per dare soddisfazione a tutta la gente che si era mucchiata, lasciò libero Barabba, fece flagellare Gesù e lo consegnò ai soldati per farlo mettere sulla croce. Allora i soldati lo portò dentro lo cortile che era chiamato pretorio e mucchiò tutti i soldati di guardia. Gli emitti addosso un mantello ruscio, intrecciò una corona di spie e gliela mitti sulla testa. E poi cominciò a salutarlo: salve, re degli Giudei! E gli menava sulla testa con una canna, gli sputava addosso, gli si inginocchiava davanti e lo adorava. Dopo il pigliato in giro, gli arleò il mantello, gli ermitti i vestiti che portava e poi lo portò di fuori per metterlo sulla croce. L'autore di questo brano è Valentini, mentre l'autore del brano di Iesi è Don Maurizio Fileni, che attualmente è parroco su a Monte Roberto. Pensate una cosa: questo parroco anziano la sera passava il suo tempo a scrivere nella canonica di Monte Roberto l'intero Vangelo in dialetto iesino, ed è una cosa veramente eccezionale. È tutto affrescata questa canonica con il Vangelo in dialetto, di cui adesso Oriana ci legge la seconda parte del capitolo 15. Per strada gli capitava di passare un certo Simone, nativo di Cirene. Sarebbe stato il padre di Alessandro e di Rufo. E capitato per caso, lui veniva al campo. I soldati gli ha fatto portare per forza il palo, che dopo ci doveva chiudare a Gesù. E così ha portato a Gesù su quel monticello che gli si diceva Golgota, ma il nome suo vero era Posto del Cranio. Arrivare lì, qualcuno ha provato a dargli un goccetto di vino drendo qualche coppa, ma Gesù non ha voluto per niente e l'ha inchiodato sulla croce. Mentre agonizzava, i soldati si sono messi lì vicino a giocare a dadi per vedere quale pezzo del vestito di Gesù gli aspettava. Quando la crocifisso era alle 9 di mattina. Sul pezzo di tavola, che di solito si scriveva il perché della condanna, c'era scritte ste testuali parole: il re dei Giudei. Assieme a Gesù aveva inchiodato su un altro due croce, due fuorilegge. Uno l'aveva messo da una parte e l'altro da quell'altra. La gente che passava sgrullava la testa in segno di spregio e lo insultava: ohè, te che volevi buttare giù il tempio e tirarlo su per conto tuo in 3 giorni. Vedi in poce adesso, gliela fai a salvarti a te. Dai, prova a calare giù alla croce. Anche i capi dei sacerdoti e i maestri della legge lo sbeffeggiava e gli diceva: guardatelo, ha guarito non si sa quante persone e adesso non gliela fa salvarsi a lui. Ha detto sempre che era il Messia, il re di Israele. Sci adesso gliela fa calare giù alla croce, gli credemo. Anche quei due banditi che erano crocifissi con lui lo insultava. Da verso mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si è fatto tutto scuro. Alle 3 Gesù ha dato un urlo forte, ma forte molto bene,
Eloi, Eloi, lema sabachthani, che in ebraico vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? E qualcuno, avete inteso? Chiama il profeta Elia. Uno di quelli che stava lì sotto apiò una spugna, la zuppava con l'aceto e l'anfizzava su cima di una canna e provava a dargli da bere. Qualche altro lo sbeffeggiava. Ferme un attimo, stava a vedere Elia il via giù a tirar giù alla croce. Ma Gesù, dopo aver dato un urlo spropositato, ha tirato un gran sospiro e espirato. In quel preciso momento, il gran padiglio che stava dentro al tempio si è staccato in due pezzi, tutto, da cima a piedi. Anno Romano, il capo dei soldati, che si trovava proprio lì davanti alla croce, quando ha visto che Gesù era morto, gli è scappato dritto: questo verdadero era il figlio di Dio. C'era pure qualche donna che da distante aveva visto tutto. Era Maria Maddalena, Maria, la madre di Giacomo, il più giovane dei due Giacomi, e di Ioses, che era pure Salome. Erano tutte donne che reagirono a Gesù fin dai primi tempi, da quando era ancora in Galilea, e spesse volte le aveva aiutate pure coi soldi di loro. E ce n'erano altre po' che era venute con lui a Gerusalemme. Quel giorno era la vigilia del sabato e serviva alla gente per preparare la festa del giorno dopo. Il sole era già giro giù. Allora si è fatto avanti Giuseppe, originario di Arimatea. Era un pezzo grosso, tanto che faceva parte del tribunale degli ebrei. A lui però la situazione così come era non gli piaceva proprio per niente. Aspettava che qualche cosa di nuovo succedesse. Giuseppe si è fatto coraggio e è girato da Pilato e gli ha detto ci poteva pigliare il corpo di Gesù. Pilato lì per lì ci è rimasto male che Gesù già era morto. Ha mandato allora a chiamare il capo dei soldati e gli ha domandato se era vero che era morto. Quando quello gli ha detto che sì, era morto, gli ha dato il permesso di pigliarlo, il corpo di Gesù. Giuseppe allora è girato a comprare il lenzuolo, ha staccato Gesù dalla croce e l'ha invuricchiato in quel lenzuolo e l'ha messo dentro una tomba che era stata scavata da poco. Dopodiché, davanti alla tomba, ci ha fatto rodolare un gran pietro. Mentre faceva tutto questo, due donne, Maria Maddalena e Maria, la madre di Ioses, stava lì e guardava dove stava a mettere il corpo di Gesù. Grazie, l'applauso ovviamente non va al testo biblico che grazie a Dio ogni anno a Pasqua risentiamo, ma letto in una forma dialettale pare che sia più incisivo, almeno io ho questa sensazione. C'è molta gente che scrive in dialetto o studia il dialetto. Io, tanto per citarvi una cosa, mi sono portato con me un libro di un vostro concittadino, Giovanni Marinelli, che addirittura ha scritto un libro sul linguaggio numanese del Novecento. E non è soltanto un semplice vocabolario con parola italiana e parola dialettale. No, perché l'autore va a ricercare le origini della parola, i detti, i modi di dire. Ed è una cosa preziosissima. Mentre molti hanno scritto in genere sui dialetti, sono molto meno quelli che invece hanno trattato un tema difficile che sono i Vangeli. Tradurre sinedrio è difficile. Ho parlato con tanti sacerdoti, anche con Monsignor Tobucci, vescovo emerito oggi, e che mi dice: io devo andare a prendere i testi greci, latini, per cercare di capire il significato profondo di quella parola, perché non è semplice tradurre. E molte volte ci dimentichiamo anche. Io, prima di questo libro, ho fatto un'altra esperienza raccogliendo ben 40 dialetti italiani che vanno dal patois valdostano fino al logudorese sardo, dove viene raccontata la fuga in Egitto. È un lavoro che ho fatto con uno scopo. Io sono un credente
e qui dentro molti di noi lo sono, ma anche in Italia cattolica i credenti si scordano che Gesù è un profugo, è uno che ha dovuto lasciare la sua terra per salvare la vita, è dovuto andare in Egitto, attraversare il deserto, altri attraversano il mare. Ecco, un invito che faccio di andare a rileggere questi quattro versetti che soltanto il Vangelo di Matteo riportano, ma sono cose vere. E anche qui c'è tanta favola attorno a questo fatto, c'è tanta leggenda, qui potete diciamo ritrovarla. Come tanta leggenda c'è nella Passione. In fondo al libro c'è un'appendice dove ho raccolto i riti della Settimana Santa. Ho raccolto anche quello che avviene qui vicino, a Villa Musone, quando c'è la morte del giusto, la rappresentazione. Oppure le immagini che abbiamo visto vengono dalla settimana, dalla Domenica delle Palme, in cui si ricorda la Passione a Iesi e in ogni altra, diciamo, cittadina marchigiana. Poi abbiamo i poeti. I poeti sono quelli che sanno raccogliere il senso forse più profondo, forse le emozioni. Non fanno un discorso lineare, lo fanno magari cogliendo qua e là. Ecco, di questi poeti io vorrei farvi sentire, anzitutto, prima di parlare dei nostri, una poesia antica. È del XIII secolo. È stata scoperta da uno studioso di Macerata, professor Dante Cecchi, che ci ha lasciato non troppo tempo fa, ed è Il pianto delle Marie. Jacobone da Todi scrisse qualcosa di simile in quello stesso periodo. Questa pianto delle Marie non è molto conosciuto, è quasi una cosa inedita. Io qui ho la fortuna di avere un maceratese doc, chiamo il mio amico Fabio Macedoni, perché ci legga i primi brani, i primi versi di questa, diciamo, composizione, che è molto lunga e che meriterebbe una cosa a parte. Ascoltiamolo. Forse incomenza l'usando planto che fe la mamma de Cristo Santo. Tutte le genti venute quane che Cristo è morto tutte lo sane, e la sua madre gli hanno lo sane, oimè che dolgo ne morerane, poiché tal figlio perduto sane. Merce ben prego per pietate, che voi sapete se li facciate a Maddalena e l'altre madre, che se mo bene sta crudeltate. Sera lo disse quando cenava cuno de noi, si lo ingannava, e te quando l'altri se ne scusava, Iuda latrone si lo negava, e poco poi si l'ungannone, la turba armata il lumenone, e lui salutarno si l'uvacione, quello un presente si l'unegone. Uno de loro si se mutone a de Santa Maria si se nandone, e dolcemente li favellone questa novella si li condone. Quando l'undese Santa Maria dei dolori in terra cadia, facia clamare l'Adre Marie che l'aiutasse, che se moria. L'Adre Marie furono adunate a de Santa Maria, foro menate e dolcemente li ha favellato. Dolce Madonna, or qui te placi, or qui te placi, Sora Maria, che inclamate in tanta ina, se dai novelle che buone sia, or nelle vinne, Madonna mia. Io vo' clamato, i care sorelle, che me so dite si re novelle, che se lo è vero, se rimo miselle, tuttora triste taupinelle. Dici, om, che Cristo si è pigliato, senza ragione, senza peccato, e non so, trista là sia menato, oimè lo cuore, quanto è addoliato. In questo brano avrete colto senz'altro lo sforzo della rima, del ripetersi di certe finali. Io non sono in grado di dirvi se accanto a questo testo ci fosse anche una musica, una cantilena. Presuppongo di sì, perché
la musica accompagnava sempre il canto. Se penso alla Sabbath Mater latino, che viene cantato, diciamo, durante la Settimana Santa, o anche altre canzoni, diciamo, della Passione. Ecco, non voglio, diciamo, rattristare con questi discorsi, vorrei passare ad altre, diciamo, poesie, che sono dei nostri poeti più contemporanei, perché cogliere un testo del XIII secolo non è assolutamente facile. Però questo è, pensate che è stato trovato da non molto tempo fa in una biblioteca del nord Italia, forse trafugato dalle truppe che andavano nelle nostre campagne, e poi è stato, diciamo così, rimesso a posto perché il testo stesso era pieno, diciamo, potete capire, la carta che si era, diciamo, fatta brutta con umidità. Andiamo invece a leggere qualcosa di più attuale e vorrei farvi sentire, perché siamo qua attorno a Numana, prima una poesia di Duilio Scandali di Ancona. Dialetto anconetano per voi è di casa, si può dire, è facile da capire. Purtroppo non ho poeti di Numano, di Sinolo, che hanno scritto sulla Passione, l'avrei fatti leggere molto volentieri. Ma i poeti che andremo a leggere sono comunque comprensibili. E poi è la musicalità del verso che ci aiuta anche a capire. Chiamo Renzo Pesaresi, che ci leggerà i primi due sonetti in cui Gesù si trova davanti ai due potenti, davanti a Pilato ed Erode. E ognuno dei due cercherà di capire chi è Gesù. Poi ci sarà un'altra terza parte, ma la vedremo insieme. Prego, Renzo. Gesù davanti a Pilato. Ma aveva fatto i conti senza l'ostro, perché chi comandava era Pilato. E porta davanti a suo magistrato. Comincia le domande e le risposte. Te chiami Nazareno. Cosa hai fatto? Costora qui devo sbregare coste. Ho sbandito il Vangelo e l'ho spiegato. No! Stridi farisei, ste facce toste. Gli daga mente che è un profeta falso. Dice che è il re dei mari e delle terre. E allora, come mai cammina scalzo? E voleva mandare per suo vantaggio. Poi dice: sei un ebreo forestiere? Va dal tuo re, che giusto è del passaggio. Gesù davanti a Erode. Erode era venuto per la festa di Pasqua a Breva insieme al ciambellano e riceve a Gesù con una gran vesta a sdragio sopra un trono da sultano. Ho inteso dire che siete una gran testa, benché negro gli aver, cioè cristiano. Fate un miracolì, così, alla vesta, sarete libero, fede del soprano. Riluceva Gesù come una stella. Il re fa un sonno, poi gli viene in gola un groppo, dice: per Giove, ha perso la favela. Gesù risplende: a re gli manca il fiato. Incomincia il ciacià e poi gli chiappa il chioppo e da Erode il male l'ha pilato. Mi è opportuna una spiegazione. L'Ancona era una città, adesso molto meno, dove una comunità ebraica era molto forte. C'era la sinagoga, c'erano tanti ebrei, e Duilio, anconetano, non di nascita ma comunque di cultura, usava spesso parole dello, diciamo, del dialetto ebraico, più che il dialetto era dei modi di dire ebraico. Ecco perché allora quella parola negro negrel, che è tipica, diciamo, della cultura ebraica. E andiamo a leggere un'altra poesia che a me piace moltissimo,
perché è di una spiritualità, è di una passionalità, scritta da un uomo laico che tra l'altro si diceva fosse a suo tempo un mangiapreti, era un repubblicano, non era certamente uno che andava spesso in chiesa. Questa poesia la scrive 4 volte, perché il suo animo doveva sempre, diciamo, riandare a rivederla. Questa poesia è compresa nel famoso Vangelo di Minonna, che è stato pubblicato dopo che Duilio era morto, perché in quell'epoca, durante il fascismo, ma anche la Chiesa stessa, non gradiva molto che i Vangeli fossero tradotti in dialetto. E quindi fu nel 48 che, dopo diciamo, la Seconda Guerra Mondiale, il Vangelo di Minonna vide la luce. E questa poesia in particolare fu ritoccata fino a poco prima che Duilio morisse. E il pianto di Maria. Ascoltiamolo con attenzione, perché è proprio il percorso di questa donna lungo la Via Crucis, dove incontra la gente che deve fare i chiodi o la croce, e c'è l'espressione di una mamma bellissima, ve l'anticipo perché poi vi costerà, dice: mi fiorano pure e gracci lì, come per dire, e debuccio, non gli fate male. È veramente il pianto di una mamma. Chiamo di nuovo Renzo a leggerci questo brano meraviglioso. Il pianto di Maria. Chi vuol sentire il gran pianto di Maria? Madonna benedetta mia del Domo, che aveva visto Gesù, Gesù è il Messia, insanguinato come un ecce-homo. Ci aveva in la gola come un uomo. Parlava per la strada da per via, diceva a tutti: siete voi quell'uomo che avete da fare la croce al fior mia? Se voi che avete da fare i chiodi di ferro che ha da sbugare con le manine sante? Lui è fe male. È vero che sia leggera e piccola la croce, che è graci lì, che ne ha passate tante. E ci aveva il Signore sotto la voce. Un altro poeta che io ho avuto il piacere di conoscere, sono stato a casa sua diverse volte, un vostro quasi compaesano, Portore Canati, è qui, dietro l'angolo. E nel dialetto di Portore Canati, che è unico nel suo genere, non ha niente a che fare con il recanatese, perché come molti paesi di mare sono isole dal punto di vista dialettale, come noi umani. Dove le influenze dei passeggeri, dei pescatori, dei naviganti portano parole diverse, nuove. Ecco, Marino Scalabroni, che ha scritto una roba simile al dialetto, cioè al Vangelo di Minonna, lui è un nonno che racconta, è un nonno che racconta ai bambini e dice, c'è il titolo, c'hai Relio, il titolo, diciamo, il titolo del libro. Un altro Vangelo. Da legge piano e da pensarci sopra. Esatto, vieni che ti accomodi, che ci leggerai. Quella che è stata un pochino la disputa, no? C'era, no, era una barzelletta sportiva, consentitemi di sdrammatizzare un attimo. Uno, in Italia siamo tutti amanti del calcio e siamo tutti, diciamo, dei allenatori di calcio, no? Per cui esce fuori questo signore da un pubblico e dice: allora chi volete libero? Libero è un ruolo nel calcio, quello che sta dietro a tutti, perché è libero. Dice: chi volete libero? Gesù o Barabba? E il popolo: Barabba, Barabba, Barabba. Va bene, libero mettiamo Barabba, ma se perdiamo sono cavoli vostri poi. Scusatemi questa basetta, ma è per sdrammatizzare, ma per far capire come al popolo, che era stato commentato dai capi, questa domanda proprio non era mai posta. Con la voce del figlio di Marino, Aurelio, ascoltiamo la poesia di Marino Scalabrini. Gesù o Barabba, Pilato si fa avanti e urla: basta, popolo ebreo, è ora di tirar via. Per far finita cagnare nefasta, voglio fare decidere a morire.
come hanno fatto sempre, decidete chi volete salvare. Stuporo Cristo, cuscì ridotto, manco lo conoscete, o Stuparapa, un assassino triste. Manco finisce di parlare che tutti urlano come i cani, dacce Parapa, con gli occhi rossi, quei musacci brutti urlano incazzati, dacce Parapa. E de stuporo uomo, cosa fanno? Mettilo in croce, cosa devi fare? Non ha fatto niente, è come fu, da bravo. Mettilo in croce, cosa stai a aspettare? Allora quel romano un po' vigliacco fa portare una catina o sciucamà e senza di più niente ed era stracco di quelle fregne serra l'alma. Fugge Barabba ormai tutto contento e senza perdere tempo i cangiudei viene Gesù di fuga in un momento per far contenti i sacerdoti miei. I cangiudei, io mi ricordo mia nonna anziana, perché sono anziano io, che quando doveva dire è arrivati quelli e portate via tutto, è arrivati i cangiudei, perché era proprio un'espressione, tenete conto che fino a qualche anno fa i giudei erano costretti ad andare ad ascoltare la predica del giovedì santo, dove il predicatore dal pulpito li indicava in fondo alla chiesa e diceva eccoli gli assassini di nostro Signore, e soltanto ultimamente qualche papa più avveduto ha detto no, sono fratelli della fede e quindi non c'è più questo grosso astio, ma fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa c'era. La poesia che vi leggiamo in un dialetto un pochino più lontano, San Severino Marche, l'entroterra marchigiano, è una poesia autobiografica. Un sacerdote di quelle parti, Don Amedeo Gubinelli, che ha scritto diversi libri, ha scritto commedie dialettali, addirittura pubblicava un giornaletto che per essere, con lui si firmava El Sol Anselmo, per, così, per non firmare col proprio nome di parroco, ma tutti sapevano che era lui a gestire il giornale. 8 giorni prima di morire, in ospedale, scrive questa poesia, perché lui sente la morte vicina, però ci parla dell'agonia di nostro Signore. Fabio, leggici questo pezzo. L'agonia. A goccia, lo sangue dalla fronte te scimmia, buttato a terra con le braccia aperte, te stavi in agonia. Fuori c'era la calma della sera, l'ulivi sotto l'urraggio della luna piena scintillava d'argento. Invece de fatte un po' di compagnia, l'apostoli dormia. Sulu. Un rusignolo tessia le note d'un canto d'amore triste, solenne, dolce, appassionato. Sulu, con tutti i peccatacci della terra sopra le spalle. Quando lo capiremo, Gesù mio, ogni peccato pesa su questa tua santa agonia. Un particolare, il rusignolo, è un uccello non stanziale, di quelli che emigrano e arrivano dalle nostre parti in primavera, proprio quando è periodo di Pasqua. Era una cosa che non sapevo, ma sfogliando i libri sempre si continua ad imparare. Ecco, io prima di lasciare la parola al parroco che ci è venuto a trovare, vorrei farvi sentire un'altra poesia che non è inserita nel libro, non la conoscevo, l'avrei inserita molto volentieri, ma l'ho ascoltata a Loreto quando con Monsignor Tonucci abbiamo presentato il libro, diciamo non in cattedrale ma nell'aula Paolo VI. È scritta da Aurelio, quello che poco fa vi ho letto la poesia del padre, e parla del primo redento, di colui che per primo ha varcato le soglie del paradiso, quando Gesù gli disse tu sarai con me in paradiso. È un beato e a beatificarlo è stato Gesù stesso. Ecco, questo disma, che è il ladrone buono, ci racconta la testimonianza più viva, perché lui era lì accanto all'altra croce e la racconta con una drammaticità
di cui vi prego di ascoltare in silenzio, ma siete già stati molto attenti, è il clima giusto, perché il Vangelo non è una barzelletta, è un racconto tragico, specialmente nelle ultime pagine. Ecco, chiamo Aurelio a leggere la poesia che è sua, lui l'ha scritta e lui ce la legge e ce la declama, con calma Aurelio. Non ti fa fretta nessuno. Questa farà parte di un libro, un libretto che uscirà in marzo prossimo. Prendetela come quasi una scrittura medianica, come se veramente fosse il personaggio che parla e che gli scrive. Urlavo, ne ho dette di tutti i colori. Vi ha stimato senza pace quando mi hanno tirato su, legato, impiccato per i bracci. Sgrullavo nel legno per farmi vi ha stimato più. Altro che ebrei, altro che popolo eletto. Questi erano i figli di Dio. Allora vi ha stimato più forte, all'ora, al Dio dell'ora e alle matracce di sti quattro boia che mi stai in ampala sopra una croce. E poi li sento a parte. A me e a quell'altro porco ci hanno legato. A questo lì di sotto lo stanno a massacrare con chiodi. Anzi, già l'anno e mezzo massacrato è pieno di sangue addosso, è nudo con un vestito rosso. Io mi sento a strangolare sul questo legno, vi astimo alta voce, ma alla seconda botta del martello mi fermo, guardo, non respiro, non parlo più. Quello di sotto non urla, non fa un lamento, non caccia un grido, manco vi astima, eppure ancora vivo. Chi è? Come fa a sopportare senza di me manco una pregazione tutto sto castigo? Guarda sempre da là, chi sarà? La zisa, una sorella, una parente. La madre non dovia da essere per quanto giovane. La tiene in tre o quattro, non vengo mai. Lì a urla ginocchiata, piagne, è distrutta. È l'unica cosa bella su questo monte. E il primo chiodo non lo è qua a boccare, ma sento gli ossi, pare quasi mia, da quanto la botte è forte che lo sbrega e pacca e slabra. Ma quello niente. Gli se spezzo un urlo in te la bocca, fosse scappato sarebbe stato un trono. Lo ciaccane, lo stirane, lo strizzane come se fosse un bagno mollo di sangue da asciugare. È quando gli imbollo nelle gambe che il messe gira e mi guarda. Mi guarda fisso. Gli occhi non gli siedo via da Ede, per quanto è gonfio, eppure mi guarda, con che vero. Non è in un caso, guarda proprio a me. Gli è con le pupille blu sfonnate, come se triato dell'ora ci fosse un cielo intero. Mi sento chiamata a Trento. È la voce mia, quella di babbo, di mamma, di nonno, di mio fratello piccolo che mi implorano e mi dice, figlio mio, falla te, piagni pure tu, che dopo non c'è più tempo. Lo tira nel suo è un attimo, ma pare eterno. Quando la croce sua si imbuca della terra, la botta che gli dà me lo vicina. Mi sento una luce addosso, come una sfera, di angeli e di raggi gialli, pina, che mi manta, densa e viva, a me alla croce tutta intera. Che chiappa pure a lui, ma che lui non vede, e non vede manco i carnefici e la gente che urla e ride e gode, indemoniata. Ma io sì, io la leggo, è vera. Non è la pazzia di un condannato, che il sangue di fatica che ha sono in carne. La sento che mi passa fuori il Trento come se mi ci fossi io fugato. Mi metto a piangere. E non so il perché. Mi sento solo a dire Trento di me e poi mi scappa fuori dalla bocca. Portami via con te. In che luogo hai non mi importa, ti seguo come un ca, adesso lo sai. Mi guarda con l'occhio ancora buono e mi dice, cosa hai fatto tu, fratello mio, di atroce? Mi sta piccato chi con me sopra la croce? Ho fatto di tutto, gli rispondo io, e non ho fatto mai del bene. Manco a babbo ho fatto mai contento, ma di tutto, pure di respirare, vicino a te mi pento. Come ti chiami? Gli domando io. Ieri ero Gesù, oggi sono Dio. Non ti fidare degli occhi, sento col cuore. Vieni con me, vengo con te, Signore. Allora ho detto sì alla vita e alla morte addio.
incontro che penso che sia emozionante per tutti. Vorrei dare la parola al parroco di Numana perché ci dica qual è stata la sua impressione di questa nostra rappresentazione, tra virgolette, perché noi ci teniamo, abbiamo un programma per la prossima Quaresima di girare per le Marche per presentare questo libro con l'aiuto dei nostri amici attori. E quindi Numana è sostanzialmente, dopo la prima presentazione a Loreto, è un po' la cartina di tornasole. E quindi avrei piacere, poi magari se anche qualcuno di voi avesse da fare qualche domanda per chiedere qualche curiosità. Però prima vorrei sentire il parere del parroco. Grazie. Adesso c'è il microfono. Comunque io la prima cosa che mi sento di fare è ringraziare appunto per questa lettura e per il modo come è stato fatto. Come sono state fatte queste letture. Innanzitutto la prima impressione che ho avuto è come pare di trovarmi al giorno di Pentecoste, quando appunto Pietro parlava e ognuno sentiva con la sua lingua. Non solo, noi qui in questo caso attraverso anche i nostri dialetti, io sono di Staffolo, quindi vicino a Iesi, vicino a Macerata, diciamo, perché diversi mi dicono, ma lei è di Macerata, di Cingoli, di Macerata, no, sono della zona di Iesi, comunque mi sono piaciute risentire anche queste parole. E nello stesso tempo appunto sentire, oltre alle parole, sentire lo spirito con cui avete letto, che ricorda appunto che il Signore vuole penetrare sempre nel profondo del nostro cuore, non è una persona superficiale che parla così tanto per parlare, ma parla perché lo sente, lo vive, e voi stessi avete detto lo vive fino in fondo, fino a donare tutta la propria vita. Quindi penso che siete stati, almeno secondo me, molto espressivi sotto questo aspetto e vi ringrazio infinitamente. E vi posso dire, continuate pure, perché almeno la parola di Gesù e il coinvolgimento nostro con Gesù possa continuare giorno per giorno e possa appunto essere approfondito e fare della religione non una realtà esterna, l'acqua di rose, ma che penetri veramente il nostro cuore, come Gesù ci ha insegnato attraverso il dono di tutto se stesso. Un grazie infinito e complimenti a tutti. Io vorrei accomunare in un applauso comune questi quattro amici che sono venuti apposta qui questa sera. Li chiamo uno per volta: Fabio Macedoni da Macerata, Oriana Bolletta da Iesi, Renzo Pesaresi da Ancona, Aurelio Scalabroni da Porto Le Canate, veramente grazie. Io mi emoziono sempre come se fosse la prima volta, perché come diceva appunto il parroco, è qualcosa che ti entra dentro, è qualcosa che senti e che ti fa gioire. Un'avvertenza prima di chiedere se c'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere. I libri da cui abbiamo tratto questi brani sono stati pubblicati dalla Regione Marche, non hanno prezzo editoriale perché la Regione Marche non li vende, me li ha dati in concessione, ne ho un numero limitato e per evitare che ci sia la corsa alla cosa, consentitemi che vengano così ceduti insieme ad altri miei libri che parlano sempre di dialetto, come La fuga in Egitto o La grande guerra che abbiamo presentato qua sempre nella letteratura delle Marche, o
un altro libro scritto su Giuseppe Gioacchino Belli, poeta romano, che è stato per 20 anni qui nelle Marche e che le ha appunto visitate. Sono tutti libri che parlano di dialetto e parlano delle Marche. Vengono ceduti così con molto sconto, ma non voglio fare qui commenti di carattere commerciale. Quindi, se c'è qualcuno che per chiudere la serata ha piacere di dire qualche cosa, non necessariamente come domanda, ma anche come espressione, come sentimento, come può dire quello che vuole. Gli cedo volentieri il microfono. Grazie, chiunque voglia venire. Ho avuto modo di avere un incontro con i ragazzi della parrocchia pochi giorni fa. Abbiamo rivisto un pezzo del film The Passion di Mel Gibson con i ragazzi, perché parlavamo del risorto, e abbiamo visto il momento truce, diciamo, della flagellazione e poi della crocifissione. E volevo farmi i complimenti al brano letto dal scusami, non ricordavo il nome, per l'intensità con cui sono stati narrati i momenti proprio della penetrazione dei chiodi, che viste in quel film sono atroci, penso che parecchi di voi l'abbiano visto qui stasera, e il modo con cui l'hai letti e recitati, ma soprattutto scritti e descritti, mi ha dato proprio lo stesso ricordo di questa immagine vista 2 o 3 giorni fa, insomma, quindi veramente tanti complimenti, perché c'era tanta passione e tanta realtà in quello che hai espresso. Grazie. Chi non lo conosce è il vice sindaco di Numana, è quello che ci ha dato una mano materialmente anche a mettere a posto le seggiole, quindi non soltanto ma proprio come un amico che si mette a disposizione della cittadinanza, e questo è veramente un fatto bello, perché abbiamo certa gente che si mette sullo scanno e no, abbiamo degli amministratori che sostanzialmente si danno da fare, e questo è un vanto per voi ma anche per la cittadinanza che li ha eletti. C'è ancora qualcuno? Io faccio un po' di pubblicità per la rappresentazione, il primo brano, pezzo che avete visto, lo organizziamo da 11 anni a Jesi, al Parco del Ventaglio, e vi invito la Domenica delle Palme, quest'altro anno, a vederlo. Grazie. Ovviamente noi abbiamo mandato 2 minuti. Lì dura quanto? Quest'anno è un'ora e venti. Un'ora e venti, diciamo. Se possiamo rivederla, farebbe piacere. È che è fedele ogni anno al Vangelo dell'Evangelista, quindi ogni 4 anni si ripete, ma comunque cambiamo le scene, comunque cambiamo il percorso che si fa all'interno del parco, e quindi è sempre nuova e interessante. Se volete venire, farete cosa gradita. Grazie.